Improvviso, quando delle carte cominciarono a cadere dal cielo sulla terra. All'inizio sembravano innocue, così noi ragazzi inventammo un nuovo appassionante gioco. Ma presto ci accorgemmo che non lo erano affatto e che erano dotate di incredibili poteri provenienti da un altro mondo. Mi chiamo Dan e insieme ai miei amici Runo, Marucio, Julie, il grande esperto in persona Sean e Alice formiamo la squadra dei combattenti Bakugan! Bakugan, un obiettivo, due mondi! Coraggio e gloria! Buon appetito, ragazzi! Dovete essere affamati dopo una giornata così intensa! Caspita, è davvero delizioso! Ehi, sarebbe possibile fare il bis? Scusate, ragazzi, ma voi non mangiate? No, non abbiamo fame. Siamo in pensiero per Julie. Sarà triste. Già, deve sentirsi malissimo. Lo credo bene. E la colpa è di Masquerade. Uno degli amici d'infanzia di Julie si è alleato con lui. Chi non starebbe male? Grazie, in fondo è stato un combattimento leale. Non darti tante arie. Perché, Billy? Perché ti sei unito a Masquerade? Perché? Niente da fare, non c'è traccia del nucleo dell'infinito. Sono ore che cerchiamo inutilmente. E le grotte in cui siamo andati ieri sono crollate. Adesso che cosa facciamo, Dan? Dunque, fatemi pensare. Ci sono! Perché non andiamo a vedere come sta Julie? Non penso che sia una buona idea. Sono d'accordo, magari in questo momento preferisce stare da sola. Beh, io non vi capisco. Sbaglio, ieri sera eravate tutti preoccupati per lei? Ci rinuncio. Sì, lascia perdere. Dan non può capire come si sente una ragazza. Forse perché sono un ragazzo. Ehi, Dan, ho buone notizie. Dimmi, hai trovato qualcosa, Sean? Sì, penso di sì. C'è un grande canyon a circa 10 chilometri da dove siete ora. E direi che è molto simile a quello che si trova nella Valle Bakugan. Davvero? Ottimo, allora non ci resta che andare a controllare. Ci vediamo all'aereo. Ha detto che è simile a quello nella Valle Bakugan? Beh, è strano. A me non sembra affatto simile. Chissà se Sean ha in mente qualcosa. Non sarebbe fantastico se trovassimo il nucleo dell'infinito in quel canyon? Teniamo le dita incrociate. Forse questa volta saremo più fortunati. Siamo tornati, Sean! Sono così felice di rivederti! Ma che le prende? Ciao, e tu che ci fai qui? Ma che domande! Faccio anch'io parte della squadra, o sbaglio? Almeno potresti far finta di essere felice. Dopotutto ho fatto un sacco di strada per venire qui. Miss Julie ci ha fatto una sorpresa. È arrivata poco fa. Ma allora significa che non sei più triste? Sì, insomma, per la storia di Billy. Ma certo che no! Pensavate che avrei passato il resto della mia vita a piangere? Bisogna rialzarsi sempre e andare avanti! Ben detto, è questa la Julie che conosco. E vai! Da oggi in poi non permetterò più a nessuno di deludermi. Bene, detto questo, sono un po' stanca. In che cabina posso sistemarmi? Veramente... mi spiace, ma sono già tutte occupate. Oh, beh, non c'è problema. Vorrà dire che mi sistemerò con Dan. Non mi serve molto spazio. Resto io insieme a Dan. Già, loro due dividono la stessa camera. E Alice dorme con Runo. Purtroppo qui non c'è molto spazio, ma troveremo un posto anche per te. Ehi, ho un'idea. Ascolta, in camera mia c'è un letto in più. Non fare No, non mi sembra il caso. Ok, Julie, puoi stare in questa camera. Scegli il letto che ti piace di più. Grazie, Runo. Per fortuna non ho molta roba. Oh. Te lo prometto, Billy. Noi due torneremo ad essere amici. È solo questione di tempo. Guardate, ragazzi! Siamo quasi arrivati! Cavoli, non vedo l'ora! Sapeste come sono emozionato? Qualunque cosa troveremo, speriamo di non finire nei guai.
Puoi ben dirlo. Non abbiamo bisogno di sorprese. Avete ragione. Mi chiedo come mai la squadra di maschere e i desalti fuori ovunque andiamo noi. Non vi sembra un po' strano? Sì, a pensarci bene, direi che come coincidenza insolita. Spiegati meglio. Forse è solo una coincidenza e nient'altro. Eppure ho l'impressione che conoscano ogni nostra mossa. Per me ci stanno spiando. Per caso sospetti di uno di noi? Ma no, dai. È impossibile, no, non ci credo neanch'io. Stai insinuando che c'è un traditore tra noi? No, non è qui. Ma c'è qualcun altro che conosce bene i nostri movimenti. Dici sul serio, e chi sarebbe? Sto parlando di Joe il Webmaster. Sì, potrebbe essere. Dan, chi è Joe il Webmaster? Colui che gestisce il nostro sito. Non ci perde mai di vista, ci segue dappertutto. In effetti lo conosciamo soltanto per sentito dire. Tutto ciò che lo riguarda è un mistero. Non l'abbiamo mai visto e non sappiamo nemmeno dove viva. Invece lui sa tutto della squadra dei combattenti Bakugan. I misteri mi fanno venire i brividi. Bisogna ammettere che è bravo a gestire il nostro sito web. In compenso non si è mai fatto vivo né online né in chatroom. E visto che è il webmaster, è in grado di monitorare le nostre attività in ogni momento. Joe conosce ogni nostra mossa e può diffonderla in rete. Ho capito. C'è un motivo per cui hai voluto che andassimo al canyon. Cosa? Non era vero. Cioè l'idea di fare questo sopralluogo era una trappola. Che vuoi dire? Sapete cosa significherebbe se quanto ci ha comunicato Sean poco fa fosse arrivato fino a Masquerade? Sì, che troveremo la sua squadra ad aspettarci nel canyon. Quindi era voluto. Sean ha inventato che il nucleo poteva essere vicino a quel canyon per attirarli lì. Ci potevi avvertire? Non riesco a credere che tu ci abbia mentito. Vi chiedo scusa, ma era l'unico modo per scoprire la verità. Siamo quasi a destinazione. Mm? Ai vostri posti, stiamo per atterrare. Skyres aveva ragione, non somiglia affatto alla Valle Bakugan. Finalmente siete arrivati, combattenti. Avete visto? Avevi ragione. Voi non mi conoscete. Mi chiamo Chun-Li. Lasciate che vi mostri la potenza della terza migliore giocatrice di Bakugan. Caspita, se è al terzo posto vuol dire che è molto brava. E pensate che Billy è solo al decimo, mentre Komba è al quinto. D'accordo, però non è ancora al primo. Non hai paura di combattere contro di me, vero? Stai scherzando, neanche per sogno. Senti, perché non ti rilassi? Non ti abbiamo fatto niente, che cosa vuoi da noi? Forse indovino, scommetto che ti piace giocare a Bakugan, eh? E devi aver faticato molto per esserti classificata terza. Ma perché ti sei messa con uno come Masquerade? Ecco il motivo, ho la carta del destino. Aspetta, Dan, non farlo da solo, è meglio. Avremo più possibilità di vincere se la affrontiamo insieme. Scusatemi, ma stavolta non ho bisogno di voi. Dan, ne sei sicuro? Sì, questa battaglia è tra lei e me. Accetto volentieri la sfida. In ogni caso, voglio mettere alla prova le mie forze. Ho Drago con me e non posso perdere. Su, combattiamo. Affronteremo il terzo miglior giocatore di Bakugan o chiunque altro voglia combattere con noi. Drago, sei pronto? Certo che sono pronto. Bene, allora diamoci da fare. Faremo vedere a Masquerade che non abbiamo paura. Bene, iniziamo il combattimento. Perfetto, campo di battaglia. Allora, sei pronta? Bakugan, combatti! Mantris, trasformazione! Tutto qui. Non dirmi che le tue mosse saranno così prevedibili. Bakugan, combatti! Manion, trasformazione! Carta portale, apriti! Battaglia tripla! Cosa sarebbe? Una trappola? Vuoi giocare una battaglia tripla, eh? Ti consiglio di scegliere con cura il tuo prossimo Bakugan. Dan, sono pronto. Mandami in battaglia. No, Drago, non ancora. Prima voglio provare un'altra cosa. Questa strategia dovrebbe funzionare! Bakugan, combatti! Pyrrhus assedio, trasformazione! Ma che cosa vuoi fare? Se mando un altro Bakugan in questa tripla battaglia, la tua Mantris finirà dritta nella dimensione del destino. E va bene.
se è quello che vuoi. Bakugan, combatti! Warriors, trasformazione! Carta abilità, attivazioni! Pionda ardente! Non ci posso credere! Pionda ardente è un'abilità che soltanto Mantris possiede. Può portare il suo avversario nella propria zona di battaglia. Li ha battuti, tutti e due. Ti è piaciuta? È la strategia dell'attacco a sorpresa. Avanti, continuiamo. Adesso voglio provare questo! Pyrus Mantris, trasformazione! Stavolta sono preparata. La tua fortuna è finita. Bakugan, combatti! Fortezza, trasformazione! Livello di potenza di fortezza 300. Livello di potenza di fortezza 375. Dan, la situazione è difficile. Fortezza è un avversario potente. Sta attento. Devo usare un Bakugan con lo stesso attributo del fuoco. Lo arrostirò con questa carta abilità. Io non ci credo. Abilità, attivazione! Faccia di dolore! Wow, ha cambiato faccia! Oh, per la miseria! Io, Fortezza, ti impedirò di vincere questa battaglia! Arrenditi, sei sfacciato, amico mio! Fortezza e la sua faccia di dolore annullano le abilità del suo avversario! Non vale, è una mossa scorretta! Oh, è triste che tu non possa fare niente! E io non posso alleviare il tuo dolore! C'è solo un posto dove puoi andare! No! Mantris! Fortezza è irritante e dà molta energia. Ha tre forze diverse. Dolore, gentilezza e collera riunite in un corpo solo. Altro che sdoppiamento della personalità! E non hai ancora visto niente! Ragazzi, tornate qui! La battaglia continua! Ma non li avevamo già sconfitti? Sì, non capisco. Ti spiego, la prima che ho tirato è una carta rianimazione. È molto utile perché può riportare indietro qualsiasi Bakugan sconfitto in battaglia. Quindi ora siamo al punto di partenza. No, non lo trovo giusto, ho perso Mantris, perciò sono in svantaggio. Questa battaglia è durata fin troppo, devo terminarla qui. Dammi una mano, Drago! Bakugan, combatti! Drago, trasformazione! Finalmente hai deciso di tirare fuori il tuo Dragonoid. Bene, prendi! Posiziono il campo! Bakugan, combatti! Fortezza, trasformazione! Ti mostrerò come mai sono terza al mondo. Il tuo Bakugan più forte contro il mio. Adesso vedremo se hai il coraggio di rischiare. Non c'è problema! Pyrus assedio! Trasformazione! Fortezza ha il più alto livello di potenza. Non ci sono altri dati. Pyrus assedio! No! Le carte portale sono state rimesse in campo. Adesso ogni cosa è al posto giusto. Dovresti ringraziarmi. Ho sistemato questo campo apposta per te. Sarà l'ultima battaglia del tuo Bakugan. Oh no! Era tutto programmato. Voleva che Drago restasse solo sul campo. Ci siamo! Mettiamo fine a questa battaglia! Ha! Bakugan, combatti! Warriors, trasformazione! Drago! Non ho intenzione di perderti senza lottare. È una giocatrice di alto livello, ma non significa che sia meglio di me. Se vogliamo vincere, dobbiamo mettercela tutta! Carta portale, apriti! Personaggio! Vai, Drago! Carta abilità, attivazione! Drago potenziato! Bella mossa. Sono molto fiero di te, Drago. Continua così e questa battaglia la vinciamo noi, d'accordo? Aumentiamo il grado di difficoltà. Coraggio, amico! Drago, trasformazione! Aumento del livello di potenza. Drago è a 440G. L'abilità di Drago potenziato lo rende più forte di quanto immaginassi. Ma non mi devo preoccupare. So che a Dan resta solo una carta abilità. Bakugan, combatti! Livello di potenza in aumento per entrambi i Bakugan. Drago è più potente! Aspetta, guarda questa! Carta abilità, attivazione! Amurre! Ora la potenza di Manion sale di 100G! 100G di potenza per Manion. Com'è possibile?
Oh no, Drago è nei guai! Drago! No, non ci credo! Drago vince il round per 610 G a 600. Non è possibile! È riuscito a battere Manny! Ma come avrà fatto? La potenza del suo Bakugan è aumentata senza che Dan tirasse una carta abilità! Bravo, Drago! Pensa che ti avevo dato per spacciato! Cos'è successo? Io non ho fatto niente! Dan, non ne ho la minima idea! Ma mi sento bruciare! Ho tanto, tanto caldo! Ora stai calmo! Ce la fai a resistere! Sì, andrà tutto bene! Sto cominciando a raffreddarmi! Bravo, Drago! È la gran voglia di vincere che ti fa ardere così tanto! Ok, inizia un altro round! Bakugan, combatti! Sei mio! Adesso! Ti renderò la vita ancora più difficile! Carta abilità attivazione! Faccia della furia! Sono fortezza! Le suadenti fiamme della mia furia arderanno chiunque mi venga tra i piedi! E in questo momento ci sei tu! Aumento di livello di potenza di fortezza, diminuisce il livello di potenza di Drago. Stavolta ti servirà un miracolo per battermi. Vediamo se riesci a sopportare la mia collera. Drago! E adesso ti finirò con le fiamme della furia! Drago! Bene, adesso è proprio finita. Non cantare vittoria! Cosa? Fortezza l'ha colpito con tutta la sua furia ed è ancora vivo! Cos'è? Un trucco? No, nessun trucco! Siamo ancora in gioco! Drago brucia dalla voglia di vincere! Dammi il via e ti infiammo il campo di battaglia! Tanto è inutile! Tu non puoi battermi! D'accordo, ma adesso tocca a noi giocare! Tirerò questa carta abilità direttamente su Drago potenziato! Strategia interessante! Così la nostra potenza raddoppierà! Veramente si moltiplicherà per 10! Perché trattenerci quando possiamo mostrare loro una potenza mai vista prima? Va bene, tira quella carta! Eccola! Carta abilità attivazione! Fiammata di fusione! Vuole fondere le abilità! Ma quanta potenza ha! Il suo livello è arrivato alle stelle! Accendiamo la battaglia! Drago potenziato! Fiammata di fusione! No! Sì, ce l'abbiamo fatta! Che forza! C'è lì, era terza in classifica, ma l'abbiamo sconfitta! Drago a 380 G. Wow, è incredibile! Sai una cosa, non scenderai mai da quassù! Aia! Ma dove sono? Ehi, Dan! Va tutto bene? Ciao, ragazzi! Ehi, ma dove è finita Chun-Li? Non è possibile! Vuoi farmi credere di aver sconfitto il terzo miglior giocatore di Bakugan del mondo? Ma certo! Nessuno può battere noi due! Sono d'accordo! Grande! Dai! Ferma! Ben fatto, Dan. Non pensavo che la tua ultima carta fosse una carta abilità fusione. Bravo! Hai vinto questa battaglia, ma non vincerai la prossima. Fortezza ha in serbo un'arma segreta. Sono certa che ti sorprenderà. La vedrai la prossima volta che ci incontreremo. Non riesco a credere che tu abbia vinto. Io invece non avevo alcun dubbio. È fatta. Finalmente sappiamo chi è il traditore. È Joe il webmaster, vero? Sì, deve essere lui. È l'unico che ha accesso al nostro sito web e a tutte le nostre comunicazioni. Joe? Chissà dov'è in questo momento. È ora di vedere cosa stanno combinando i combattenti Bakugan.